Italia tutta gialla, tranne la Valle d'Aosta che resta arancione. Le altre due, Sicilia e Sardegna, passeranno da lunedì 17 maggio in zona gialla. Nel frattempo spuntano le prime regioni con incidenza settimanale dei contagi sotto quota 100 ogni 100.000 abitanti che sognano la zona bianca: Molise, Sardegna, Friuli, Venezia Giulia. Quella che si aprirà lunedì sarà quindi una settimana importante per la roadmap verso le riaperture. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 17 maggio. L'andamento epidemiologico è sensibilmente migliorato nell'ultima settimana. Tutte le regioni italiane sono sotto la soglia di allerta. La pressione sui reparti di terapia intensiva è stata più bassa dall'inizio dell'anno e anche il numero dei morti è diminuito negli ultimi 7 giorni rispetto alle settimane precedenti. Sono 7.567 i nuovi contagi da coronavirus in Italia certificati ieri, mentre il numero di decessi giornalieri si è attestato a 182. In Puglia riscontrate nelle ultime 24 ore 591 nuove positività, di cui 86 nel Tarantino, mentre ieri sono state 23 le vittime in regione. Sono 201 i positivi al Covid attualmente ricoverati nei vari presidi dell'area ionica, a cui vanno aggiunti i 22 pazienti post-Covid in cura presso il nosocomio di Mottola. Nel frattempo, ieri registrati 7 decessi in provincia. La campagna vaccinale in ASL Taranto ha raggiunto oltre 257.000 somministrazioni, delle quali oltre 77.000 riguardano cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale. I medici di medicina generale hanno somministrato nella giornata di giovedì 1.125 dosi tra Pfizer e Moderna e sono state eseguite in 24 ore 480 vaccinazioni a domicilio. Nella giornata di ieri, negli hub vaccinali dell'intera provincia sono stati somministrati quasi 1.700 dosi di vaccino e nel pomeriggio quasi 1.700 dosi. Nella tarda serata di ieri, i falchi della squadra mobile di Taranto hanno arrestato un pregiudicato marocchino di 42 anni che pochi istanti prima aveva compiuto una rapina, aggredendo una donna che passeggiava insieme ad un'amica sul lungomare, strappandole con forza la borsa. Le urla della donna hanno attirato l'attenzione dei falchi impegnati in servizi antirapina nella zona. I poliziotti, su indicazione della vittima e delle persone che erano con lei, hanno individuato un folto cespuglio lungo la passeggiata sottostante il lungomare, dove il rapinatore si era nascosto. L'uomo, un 42enne nordafricano con numerosi precedenti penali, ha cercato di fuggire lungo gli scogli sottostanti, ma è stato fermato ed arrestato dopo un brevissimo inseguimento. L'area di Taranto è 20 volte migliore di quella di Milano, lo ha detto Lucia Morselli, amministratore delegato di Acciaieria Italia SPA, che gestisce gli stabilimenti dell'ex Ilva di Taranto, durante un evento ospitato dall'Università di Pisa sulle prospettive industriali italiane e la transizione green. La Morselli ha anche ricordato che l'acciaio è uno dei pochi materiali riciclabili al 100%, invitando a non fare un feticcio della lotta alle emissioni da CO2. Chi inquina di più, spiega, sono gli animali, cioè l'uomo. Partita fondamentale per gli uomini di Mister La Terza, quella di domani al Paolo Poli di Molfetta contro i padroni di casa. Solo in caso di vittoria, infatti, i rossoblù continuerebbero a tenere la testa della classifica insidiata dal Picerno e si metterebbero alle spalle un trittico di gare dove i punti raccolti sono stati soltanto due. Scelte abbastanza obbligate per l'allenatore ionico, che deve fare a meno di Guastamacca infortunato e Marsili squalificato, e chiaramente dei lungodegenti Corado e Falcone. Potrebbe quindi vedersi un centrocampo a tre con Diaby, Matute e Tissone dall'inizio, dietro il trio offensivo Guaita, Diaz e Corvino. Al centro della difesa dovrebbe essere Silvestri a prendere il posto di uno tra Gonzales e Rizzo, che non hanno convinto nell'ultimo match contro il Portici. Strambelli e compagni in questa stagione hanno perso soltanto una volta tra le mura amiche, quindi servirà il Taranto migliore per scardinare la difesa biancorossa guidata dall'ex Vito di Bari. Sarà Francesco Burlando della sezione di Genova, coadiuvato da Luca Di Giovanni e Vittorio Consonni, a dirigere la contesa, che inizierà alle ore 16. Vigilia di gara 1 dei quarti di finale playoff, quella che si sta vivendo oggi in casa Cusi Ionico, che domani tra le mura amiche del Palafium affronterà la Golden Gas Senigallia dell'ex e Tarantino Doc Gianmarco Conte.
La squadra di Coach Olive è concentrata e vuole cominciare al meglio questa terza fase del campionato. Palla 2 domani alle ore 18.